Intanto grazie Fausto per aver accettato l'invito. Sono 20 anni dalla fondazione del Partito della Sinistra Europea, tu sei uno dei padri fondatori, se non il padre fondatore per noi, e nasceva appunto 20 anni fa un'idea di una sinistra che guardasse all'Europa come il terreno della battaglia, dello scontro politico-istituzionale. Innanzitutto, che cosa è stato quell'inizio, che cosa ha significato? Ma io l'ho vissuto come un passaggio molto promettente, sebbene fossimo in una condizione di transizione tra una lunga fase di movimenti che avevano, diciamo così, preso il testimone dal Novecento e l'avevano trasportato sul terreno della critica alla globalizzazione capitalistica, della lotta per la pace, però mantenendo un fortissimo radicamento, tanto che appunto si poteva continuare a parlare di sinistra, per parlare di una entità erede della tradizione del movimento operaio del Novecento, nel tentativo di dislocare questa nuova storia sul terreno dell'Europa come un terreno di lotta politica. Di lotta politica per il cambiamento, per la trasformazione. E quindi un passaggio, diciamo così, che cercava di capitalizzare i movimenti e per costruire un soggetto politico inedito, un partito della sinistra europea. Tra l'altro la cosa era incoraggiata dal fatto che molte esperienze si erano costruite, di rapporti tra i partiti, di esperienze comuni, cioè non nasce come un fungo improvvisamente, è un lungo processo di costruzione. Si potrebbero nominare i protagonisti anche di questo processo di costruzione perché non è stata, diciamo così, un cammino facile. Bisognava in qualche modo investire anche con una mozione di fiducia nel processo, cosa che è stata tentata e fatta. E purtroppo su quel tentativo è piombata la restaurazione, questo è il punto. La sconfitta del movimento operaio del Novecento era avvenuta a quel punto, a sopravanzare anche il tentativo estremo dei movimenti di uscire da quel blocco e quindi ci ripiombava addosso la sconfitta e quindi la resistenza. E l'Europa prendeva una piega che era totalmente a noi avversa, perché era l'Europa di Maastricht, era l'Europa tecnocratica di una costruzione ademocratica, in cui però noi abbiamo provato di resistere sia con le attività nella società che anche nel Parlamento europeo. Abbiamo provato anche nel Parlamento europeo di sperimentare forme di cooperazione, di esperienza anche nel gruppo, che in qualche misura hanno provato a resistere. Oggi siamo in una fase tutta fatta diversa. Io penso comunque che ciò che si può difendere ancora di quell'esperienza va difesa. Perché non vedo niente tutto attorno di così attraente, E in ogni caso, certo, non basta. Bisognerebbe avere una possibilità di sperimentare nuove forme di collaborazione. E nuove forme di collaborazione che comunque debbono partire da un punto ormai drammatico, che in tutta Europa, e in particolare in quei paesi latini, che erano state la culla dei movimenti socialisti, comunisti, socialdemocratici, anche poi andando poi verso i paesi anglosassoni, c'è una crisi profondissima. Una crisi profondissima che ha a che fare con la crisi della democrazia. Cioè noi abbiamo di fronte un passaggio drammatico, perché la crisi del protagonismo delle sinistre politiche in Europa si accompagna, o forse persino è figlia e madre insieme, della crisi della democrazia politica, di una crisi che secondo me è fuori dall'agenda politica perché semplicemente è parte del disegno di restaurazione e di questo dominio della nuova economia capitalistica che fa pensare alle vecchie formule che noi, da cui volevamo sottrarci perché ci sembravano troppo schematiche, quelle secondo cui i governi sono le commissioni d'affari della borghesia e in questo caso del capitalismo.
ormai ci andiamo vicini. Nel senso che sono tentativi di costruire realtà totalitarie. Per cui il fronte di ricostruzione di una critica al capitalismo, di una costruzione di una democrazia partecipata, adesso così impellenti, sono sfidate persino dall'ingresso sulla scena drammatica della guerra, che sembra, come dire, schiantare sulla politica tutto il suo potenziale distruttivo, e a cui, diciamo la verità, l'opposizione è troppo inadeguata. Ci rimane l'indignazione. Appena uno dice Gaza, sente tutta l'indignazione per una violenza inaudita. E ci fa ricordare uno dei punti di analisi nella costruzione di quel partito della sinistra europea, che era il rifiuto della spirale terrorismo-guerra-terrorismo, spirale che poteva solo essere spezzata da un'ondata pacifista. E noi qui di nuovo siamo. Per cui il granello di sabbia, diciamo così, che possiamo mettere nell'ingranaggio per farlo bloccare, è un granello di ingranaggio, è un granello di sabbia che si può trovare in tutti gli spazi pubblici, in primo luogo naturalmente nella città, in primo luogo nei luoghi della sofferenza, dello sfruttamento, dell'alienazione e delle possibilità di incontro tra sfruttati e diversamente sfruttati e sfruttate. Ma che in qualche modo deve provare a reimmaginare un percorso di sottrazione della politica dal dominio di classe, in questo caso del dominio del nuovo capitalismo, che è una forma di sfruttamento, di alienazione e di, come si può dire, sottrazione alle entità e alle persone di ciò che di più caro hanno. Per far trasformarlo in energia negativa, in energia di guerra sulla scena mondiale e in energia di sfruttamento, di alienazione, di divisione sulla sfera territoriale. Per cui, diciamo così, prima di abbandonare anche una navicella in questo tempo, ci penserei molto, perché semmai bisognerebbe moltiplicarle. Fermiamoci un attimo.